Ragazzi, in qualche modo mi devo pur conservare un ricordo di questa cosa, quindi devo farci un video sopra. Adesso sto rimettendo le corde alla mia primissima chitarra acustica. Giusto un po' danneggiata, ma il suono c'è. E suona da Dio. Invece che averle tutte insieme annodate, come quando ordinavo le da Dario da Amazon. Ho anche ordinato ovviamente questi affari che non ricordo come si chiamano. Sono lì, qui ce li metto. Via, vediamo cosa succede. Ok ragazzi, sentirete un po' di rumore di fondo perché qui c'è un caldo della malora e ho preso questo affarino qui che ho da un paio di annetti e me lo sono messo a spararmi aria addosso. Non vedrete bene la mia faccia, ma la mia faccia non è importante perché qui appunto ho la chitarra che è stata bene ristringata, o meglio, gli ho rimesso le corde. Finalmente la chitarra ha tutte le corde, erano veramente anni che non le aveva le corde, se le meritate tutte quante. Dunque, come potete vedere ho invertito il ponte perché l'altezza delle corde a causa del manico che è piegato era veramente diversificata. C'erano le corde basse che erano troppo alte, queste qui e queste. Insomma era tutto troppo alto, quindi ho invertito il ponte, cosa che di solito non si fa, è una cosa provvisoria per pareggiare un po' l'altezza. Infatti si sono un pochettino abbassate e nulla, poi dovrò fare raddrizzare il manico sostanzialmente. Ci ho provato ma non so proprio come si fa, quindi... appunto ho preferito non tentare. Dunque vi faccio sentire appunto il suono di queste corde, che è a dir poco veramente meraviglioso. Suono brillante, corde nuove, tipico ovviamente. Proprio il suono che piace a me. E questa chitarra è tutta acustica, non ci sono preamplificazioni o che so che. Questa è la mia prima vera chitarra acustica, ce l'ho dal 2010, mi pare. Quindi 10 abbondanti annetti che mi fa compagnia. E come vedete è danneggiata, quando l'avevo presa era completamente nuova. Qui ha iniziato a scollarsi quando ero alle medie, quindi pensate un po', è passati 5-6 anni da quando è successo. Lo abbiamo rimesso con un po' di silicone. Però ragazzi, questo è solo un danno estetico perché la cassa in sé è bella intatta, cioè è soltanto tutta questa parte superiore che andrebbe tutta rimossa e sostituita, ma per adesso non ne vale la pena. E qui c'è questa dannatissima vite che sporge che non so come caspita rimuovere. Quindi, insomma, prima o poi la porterò a fare un bel restyling estetico, però il suono c'è ragazzi. Il suono c'è davvero, suona veramente molto bene, non mi ha mai deluso. Quindi, che dire, bel progettino, sono veramente contento di aver rimesso tutte le corde a questa. È un'altra chitarra che non vedo l'ora di presentarvi, che poi non sarà più mia, però ve la devo presentare assolutamente. E chi lo sa, vediamo se ci riuscirò entro 2 settimane. Per adesso direi che il video si può concludere e nulla, vi ringrazio per la visione e ci sentiamo con un altro video. Ciao a tutti!